Eccoci di nuovo ragazzi sul canale d'Animaggio, parte 44 di Final Fantasy XVI e probabilmente anche l'ultima della storia, ma l'ultima in generale penso di Final Fantasy XVI perché lo rilegherò nel mobile, nella sua custodia una volta finito, si scherza. Cosa attende Clive nel cuore di origine? Un destino predisposto per lui da ultima oppure uno scelto da sé? Un destino che segnerà la fine dell'umanità oppure uno che concluderà l'era degli dei e dei miti dando inizio a una nuova epoca fondata sulla ragione? Lo scontro finale è prossimo, uccidi Ultima. Dopo due trasformazioni viste nello scontro precedente, nel video precedente a questo, qua dovrebbe essere la sua ultima trasformazione e ho lasciato appunto che ci fosse un video dedicato perché probabilmente poi ci saranno titoli di coda e il gran finale. Quindi andiamo con l'ultima trasformazione di Ultima e il cercare di fermarlo, di ucciderlo con Clive. Vediamo. Attenzione. Nessun uomo può mettere noi. Non è iniziato benissimo. Pezzo di merda. Fatto la sua ultima trasformazione, si chiama Ultimalius. Grande fantasia. Attenzione, attenzione. Porca puttana! Un po' tutti i poteri insieme ultimamente, essendo un dio. Dio maledetto veramente proprio. Oh oh. Perdonatemi. Perdonatemi. Niente da fare, non avevo più fiale. Vediamo se mi fa ripartire da questo checkpoint. Mi auguro di sì. Continuamente. No? Che fare? Ho avuto le pozioni, alla grande. Live! All'anima della Madonna addolorata! Attaccarlo, Dio fa! Pezzo di merda! Ma va, fa pure tu, yes, tu bastardo! No? Spada, taglio Dino speciale. Ranguno. Oh, è forte. Incredibile, da alta serena. Oh, salta. Che la fare. Ora. E ora. Oh, 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 via, via, via. Ultima, ma poi morì! Ultimatus, non è tan grassius, eh? Ultimalius qua, non ultimatus. Quando tutta la speranza è bruciata, non resta niente se non c'è. Fiamme della creazione. Oh oh. Che lo fa? Appare veramente proprio! Andrea? Andrea Rungati? Pezzo di merda, maledetto! Ma vaffanculo, che cazzo sì! Ma sì sì, come dicono a Napoli, ma vaffanculo per veleno! Ma guarda sto bastardo! Non è busta perde morire, eh? Tra quasi. È più difficile colpirlo. Pezzo di merda, male. No. Ehi. Ehi. Scossa! La scossa! Oh, vacillamento al figlio di puttana. Figlio di troia bastardo. Ah, è la spada di Odino qua, serve veramente proprio. Una trasformazione! Muore, vai, basta, basta! Adesso basta! Attenzione, che succede? Filmato. Fiamme inesorabili. Addio di cielo. Quadrato, quadrato? Cazzo, che devo fare? Felice, seguimi.
Joshua che si è unito col suo potere Fly. Speciale. Un altro vacillamento. Senti così sicuro del tuo posto in cima che rifiuti di accettare chi è sotto di te. Bastardo. Tu hai scelto di restare solo. Ti è lontano. La sua cosa che rendeva più forti. Tu hai respinto le mani che ti avrebbero elevato. Io non ho bisogno di te, né di te, né di altri. Questa è la vera differenza tra noi. Io non ce l'avrei mai fatta da solo. Io porto in me le speranze e i sogni dei miei fratelli e sorelle. E saranno loro a darmi la forza di porre fine al tuo regno. Bastardo. Io non posso finire. Io sono la fine. Ma che fede, tutta la fine. Ah, ancora combatte però. Il cane. Ma vaffanculo, ma siamo riammazzato. Male che abbiamo ripreso un po' di energia con questo. Addio Ultimalius, la tua fine, Diova! Ma guarda che sei assurdo, Diova! E lui sta perde lui! Colpo di grazia! Ma vaffa culo! Ah, ha parato ancora! Ancora! E ora! Tutta la spesa, tutto il gioco per questo, attenzione! Alte firme! Voglio prima di finire il gioco vedere se negli oggetti avevo ancora un elisir. No, non li avevo. L'infuso della forzata lo usiamo nel finale. Vaffanculo, lo vedevo! L'unica fantasia qui sei tu. E noi saremo testimoni della sua fine. Tira la spada. Avanti. Speciale. Ecco qua. Tutto nel pezzo incredibile da Serena. Che è finita. Pezzo di merda. Super pugno? Ha senso la bella. Addirittura 99.999. Ultimalius ucciso. Non viene fuori la canzoncina? No. Il motivetto, intendo. Di quando si uccide un boss. Niente. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Ma vuoi morire? Alla speciale. Weinsteiger, sempre scherzo. Che cosa immagini possa accadere a questo mondo ora che hai ottenuto la tua agognata libertà? Fatti cazzi tuoi. Onestamente non lo so. Ma non sarà piacevole. Sarà una storia di sofferenza, sudore e sangue. Ed è per questo che hai combattuto duramente? Perché? È ciò che siamo. Lottiamo, sopravviviamo, resistiamo. Non ci serve un motivo. Siamo creature imperfette. Se barcogliamo, cerchiamo l'appoggio di un amico. Se cadiamo, ci rialziamo. E quando l'orizzonte è troppo lontano, continuiamo a camminare.
con la certezza di trovare le risposte. Perché questa è la nostra strada. Le mie congratulazioni. Assapora la tua vittoria, ma sappi che hai soltanto ritardato l'inevitabile. Il tuo mondo è già morto ormai. Spero che tu possa goderti l'eternità tra le sue lugubri lande. Ma prende anche il potere di Ultima. Praticamente è diventato Dio, il Dio è diventato Clive, scherzo. Ci sta comunque come personaggio, come tutto. Intendo Clive speciale in questo Final Fantasy XVI. Ritorno da Joshua, eh? Il cadavere di Joshua. Belle queste immagini alla fine. Loro ragazzini. All'inizio del gioco, ovviamente. Con la mignotta della madre, scherzo. Lo zio Byron. Credibile la docelina. Sfiammata al fratello. Questo piccolo bimbo. Ah, Joshua quando era appena nato? Andando ancora più indietro. È inquietante sto bambino, si scherza. Fa vedere ancora, sono assisto a vedere Joshua spermatozo, scherza. Daniele, finale tragico, smettila!
vuoi dare vita? Ci riuscirà? È andato via il sangue. Non credo gli abbia dato vita, l'ha rimesso solo posto. Ma l'ultimo cristallo non è stato distrutto. Il potere di Ultima era in un ricettacolo troppo debole. Ma finché lo avrò io, forse potrò usarlo per sistemare le cose. Far sì che il retaggio di Ultima, portatori, dominanti, cristalli e magia, sia consegnato alle fiamme. Anche se dovesse significare la mia fine. Fiammone. Queste sono le nostre condizioni. La Madonna. Saltare in aria tutto. Finito così? Ben Starr, Clive Rosfield. Clive, Ben, sempre Ben Starr. Siamo finiti sulla spiaggia. Madonna che cielo stellato. Pietrificata la mano, incenerita. La vedi anche tu, Jill. Sei la cosa più bella che esista. È proprio vero. Allora, come lo chiamerai? Dai, fatemelo vedere. Su, fatemelo vedere. Oh, ciao, piccolino. Glielo vuoi fare un bel sorriso allo zio Gav? Ehi, abbassa la voce, idiota. Cosa? Stavo solo... Lo spaventi. È nato il bimbo di quella tizia che lui va difeso in quella locanda. Gav. Oh, Torgolino. Ma
Ma la vedi anche tu, Gilli? Intende sempre quel cazzo di puntino rosso che non ho mai capito cos'è, se intende quello. Che si spegne. Vuol dire che è morto anche Clive? Come voleva Sid. Proprio come volevano entrambi. Quindi quella luce rossa per tutto il gioco era l'anima, tra virgolette, di Clive. C'era collegata a lui, intendo. Comunque finiscono quasi tutte le tragedie fino a fatto. Terzo. Alla fine sono morti tutti. Cattivo ai tre buoni, ciao. Dion, Celine Dion, Joshua e Clive. Dopo una brutta giornata sorge sempre il sole, eh? Mattino seguente. E così il viaggio si conclude. Un addio al destino. Va da sé? Cos'è che ha detto? Finito, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Era veramente infinito questo Final Fantasy. Non era tanto final, ma era più infinita. Infiniti fa. Vabbè, non mi viene da dirlo. Insomma, era infinito. Madonna. In Final Fantasy, ecco questo volevo dire. In Final Fantasy 16. Bello, non con personaggi memorabili, cioè non tutti almeno, però Clive ha il suo spazio, il suo perché. Veramente speciale. Ma tu un calcio nei coglioni? Terzo.
Partire da un'altra musica. Ragazzi, comunque non posso credere che ce l'abbiamo fatta poi con tutti i gameplay così registrati. Siamo solo a 27 minuti, quindi abbiamo tutto il tempo di vedere storie di coda. Non vorrei perdermi ulteriori scene, a parte che sarebbero messe poi dopo, però lasciamo andare così anche per la musica. Adesso non so, ragazzi, tornando al canale, a tutto quello che sono i progetti legati a questo canale, non so se riprenderò le vecchie serie, se ne farò delle nuove, quello che mi verrà voglia di fare. Ho tanti giochi da riportare, di vecchi che non ho mai finito, ma che sono sul canale fino a un certo punto, quindi riprenderli da lì praticamente. Poi col tempo farò anche delle playlist in maniera di metterli tutti in ordine, tutti divisi appunto per playlist. Ma soprattutto credo che le prossime serie torneranno in live e quelle registrate saranno veramente poche, dei giochi insomma un po' più corposi come può essere questo Final Fantasy XVI, così magari porterò sempre le registrazioni, ma penso che dopo questo tornerò un po' in live con ovviamente giochi diversi. Non lo so, forse avrebbero potuto farlo finire anche un pochino meglio tornando qua al gioco, nel senso magari far sopravvivere Clive e Joshua in qualche maniera, sarebbe stato un finale un po' più dolce, però anche così è molto bello, eh. È molto bello! Vabbè, io penso che si possano saltare tutte le cose. Ah, si può andare veloce, lo scopro adesso, col triangolo, andiamo veloce. Perché noi possiamo... Madonna quanta gente ha lavorato. Madonna.
addizionali voci italiane. Sarà costato un sacco sto gioco. Che non credo abbia venduto quello che doveva vendere, credo, eh. Poi non so. Io stesso non l'ho neanche comprato né usato né nuovo dal negozio, ma l'ho preso da un privato addirittura questo. Tra l'altro, ecco, io ho fatto un salvataggio, ma prima dello scontro con Ultima non si possono fare le secondarie. Cioè, se vuoi fare le secondarie, devi farle prima, ovviamente, come molti di questi giochi, insomma. Speciali ringraziamenti Yoshinori Kitase, Ichiro Azama, Kei Hironu. Title logo designer image illustrator Yoshika Amano, perché anche perché è un designer, Yoshika Amano, Daniele Yoshika. Prodotto da Square Enix Co. Ltd. Attenzione. Si può mandare avanti veloce anche questa scena? Scherzo. Sono sti ragazzini. C'è il bimbo che è cresciuto. Tutte le volte è così. Puoi accenderlo? Sì, madre. Oh madre. Siamo all'età della pietra, qua si scherza. Se avessi le fiamme di un Eikon. Eikon, hai letto di nuovo quella stupida storia? La magia è soltanto una favola e le favole non scaldano l'acqua. Visto? Ben fatto. Ora fai il bravo e vai a giocare con tuo fratello. Dai, vieni! Su, presto! Sì, d'accordo! E si ritorna il legame tra i fratelli. Su, giochiamo alla Santa e il Dissidente. No, io non voglio essere Madu! Ma che cosa vuoi giocare allora? Final Fantasy, Joshua Rossi. Ma quindi... Ripet, lo faccio io. Perché? Qui il maggiore sono io. Quindi era tutto un libro? Perché lo dice Bahamut. Wow. Ah, Bahamut, gli hanno messo il nome Bahamut. Credo di aver capito questo, insomma. O è stata tramandata la storia. Ma dove finisce un viaggio? Ne comincia un altro? Stella cadente, trofeo guadagnato, adempi al tuo retaggio. Stato avanzato complessivo dei trofei, 29% quando ha finito il gioco. Pensate quanto ci va per platinarlo. Crea dati completamente di gioco. Salva i totali previsti di gioco. Qua probabilmente si può fare un nuovo salvataggio. Facciamolo magari su questo 41. 41 bis, scherzo. Ritorno alle origini completata. Ho tutti gli Eikon, che alla fine del gioco sono 2, 4, 6, 7. Con anche quello di Ultima. Nuova partita più plus. Nuova partita plus è ora disponibile la schermata del titolo. Questa opzione consente di iniziare una nuova partita con i dati del giocatore e gli oggetti salvati di una partita completata in precedenza. La modalità di gioco Final Fantasy è ora disponibile esclusivamente con nuova partita più. Modalità Final Fantasy. Modalità di gioco Final Fantasy offre quanto segue. Forza dei nemici aumentata. Livello massimo di giocatore aumentato a livello 100. Nuovi equipaggiamenti e oggetti, contenuti esclusivi della modalità. I contenuti esclusivi saranno tipo un qualcosa in più, un DLC o un qualcosa della storia che non c'è. Questa modalità è consigliata ai giocatori che vogliono mettere a prova i propri limiti. Ma io direi che può andare bene così, eh. Cioè tipo se io vado su nuova partita più. Modalità Final Fantasy, vediamo cosa dice. La modalità storia, vabbè, azione è quella che abbiamo fatto. Rigioca in modalità storica con dati
adattati da una precedente partita completata, una volta iniziato potrei passare a usare Final Fantasy, il gioco di adattazione con dati portati da una precedente partita completata, una volta iniziato potrei passare a Final Fantasy, poi dice oggetti e abilità a livello personale che hanno trasferito da partita precedente, sotto, una partita più, sempre, rigioca una modalità Final Fantasy con dati importati da una precedente partita completata, questa modalità, il limite di livello è stato portato a 100, ma i nemici sono molto più potenti. Per agevolare la tua avventura puoi forgiare la leggendaria arma ultima. Una volta iniziato non potrai passare a un'attività storia o azione. Non abbiamo visto i poteri di Ultima, anche se li conosciamo alla fine. Non li vedremo, ma va bene così. Ragazzi, finisce qua la serie su Final Fantasy XVI, un gioco che mi ha accompagnato per praticamente quasi 2 mesi. Che ho avuto purtroppo poco tempo di giocare in maniera continuativa, l'ho giocato a spizzichi e bocconi, come si dice, a spizzichi e mozzichi, ma il gioco mi è piaciuto abbastanza, diciamo, sicuramente più di Final Fantasy XV, che era l'unico Final Fantasy che avevo finito. Adesso, cioè prossimamente, passerò poi al 7 Remake, che porterò in live, penso, e a Rebirth, che non so quando riuscirò a giocarlo, ma lo recupererò più in là. E poi, ragazzi, insomma, dobbiamo tornare anche con le serie che avevo iniziato col PSVR 2 e altri video, insomma. Rimanete sintonizzati sul canale d'animaggio. Ci ritroviamo presto qua sul canale con tanti nuovi video e anche nuove live, quindi vi consiglio di seguire il canale. Iscrivetevi, io torno presto. E Final Fantasy XVI finisce qua, un gioco comunque che ricorderò, se non altro per la sua storia, di certo non tanto per il resto, ci sono giochi migliori per quanto riguarda il resto, ma grafica e storia sicuramente al top in questo capitolo della saga. E insomma, rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, vi torno presto. Ciao a tutte, Deo fa, ciao ragazzi.